servizi bancari e finanziari. Quindi la concentrazione che noi abbiamo avuto principalmente è sul tema delle truffe, delle frodi online, quindi il tema della sicurezza. Abbiamo appena costituito diciamo, uno strumento che è il vademecum sul furto di identità, su cui vi parleremo in seguito. Cerchiamo di fare delle campagne di comunicazione proprio sui temi della sicurezza e della digitalizzazione. Uno degli ultimi è proprio il progetto che si chiama I Navigati, che è andato anche in diffusione sui vari canali di comunicazione, comprese i canali nazionali. Il progetto Trasparenza Semplice, che qui vedete racchiuso in una slide, vede proprio la collaborazione tra gli stakeholder. Come diceva Chiara, appunto, abbiamo una rete di persone che ci segue. E l'approccio sicuramente vincente, il fatto di essere multi-stakeholder ci consente di cogliere i vari punti di attenzione dei vari partecipanti, comprese tutte le associazioni con cui lavoriamo da anni, delle persone con disabilità. Andando alla slide successiva, qui vedete il meccanismo di lavoro appunto tra i vari GDL che si intersecano per creare un qualche cosa di nuovo e condiviso. Queste nella slide successiva sono le infografiche che abbiamo realizzato. Lo vedete, sono temi bancari, ma sono anche temi di inclusione, per esempio il conto di base diretto alle persone che hanno un basso reddito, piuttosto che tutto il tema della finanza sostenibile, e naturalmente gli aspetti che riguardano i sistemi di pagamento, la MiFID, i prestiti che si sviluppano anche sui canali digitali e che sono fruibili poi dai clienti proprio su questo canale. Andando alla diciamo, parte proprio connessa all'accessibilità, abbiamo voluto fare un passo in più, cioè questi strumenti divulgativi, oltre a tematiche che sono afferenti al digitale, in qualche modo applicato agli strumenti e servizi bancari e finanziari, le abbiamo realizzate proprio come audioguide. Ci aiuta il Centro del Libro Parlato. Proprio in questi giorni verranno diffusi i vademecum sull'economia circolare e quello sul furto di identità di cui parlavo prima. Lui ci collabora con noi da anni su tanti fronti, tra cui anche questo dell'educazione finanziaria. Quindi abbiamo fatto in sede da loro proprio degli incontri con le persone associate non vedenti e ipovedenti, raccontandogli, facendo delle sperimentazioni sui POS, facendo delle sperimentazioni sugli ATM. Ce ne sarà una proprio il 19 sui post touchscreen, in cui loro ci danno diciamo, un feedback sull'utilizzabilità proprio degli strumenti, e le audioguide rientrano in questo progetto di accessibilità digitale dei prodotti e dei servizi finanziari attraverso forme di educazione. Dottoressa Mambelli, scusi se la disturbo, le chiedo in 10 secondi di darci le conclusioni. Assolutamente sì, noi avremo il piacere di mettere a disposizione questi materiali e le riflessioni che abbiamo già avviato con i colleghi e amici del gruppo di lavoro, e cercheremo per la parte di competenza anche di diffondere queste informazioni presso il mondo bancario, affinché anche le banche che fanno tante iniziative in questo contesto possano, diciamo, condividere anche i lavori dei tavoli tecnici sulla fintech e nuove tecnologie. Vi ringraziamo molto e insomma siamo qui a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie a voi e grazie per aver sottolineato che ancora una volta il tema della formazione delle competenze è fondamentale per questo tipo di politica, di strategia. Passo subito la parola al dottor Gaetano Panombelli dell'Unione Province d'Italia, UPI. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie in particolare a Flavio Marzano e Nello Iacomo che ci hanno accompagnato in questi anni nelle attività legate all'Open Government Partnership e ci hanno accompagnato nelle attività del progetto Repubblica Digitale a cui abbiamo aderito come UPI. Certamente il tema di oggi sull'innovazione digitale inclusiva è il tema centrale perché l'innovazione può portare con sé possibilità di miglioramento, di progresso delle società, ma può anche amplificare le disuguaglianze, no? Tutti i processi di innovazione hanno
in sé questo dualismo possibile di esito, insomma, a seconda di come vengono gestiti. E l'inclusività della digitalizzazione è uno dei punti essenziali per capire se si sta portando avanti uno sviluppo sostenibile della società. E nel PNR sapete che gran parte dei fondi sono legati alla transizione ecologica, alla transizione digitale, e l'utilizzo di queste risorse, di questi investimenti, possono andare a creare un processo di trasformazione digitale inclusivo o meno. E quando si parla di sostenibilità, quindi si parla non solo di sostenibilità ambientale, ma di sostenibilità sociale, territoriale, perché poi il paese è complesso e bisogna tenere insieme i vari soggetti che partecipano alla vita della nostra Repubblica. In base alla Costituzione, tutte le istituzioni della Repubblica, e direi non solo quelle pubbliche, ma anche quelle private, come ci è stato illustrato proprio poc'anzi, devono attivarsi per rendere inclusiva l'innovazione, cioè per favorire l'uguaglianza. Proprio per evitare l'amplificarsi delle disuguaglianze che ci sono nel paese tra diversi territori. E negli ultimi anni, purtroppo, le disuguaglianze non sono diminuite, ma sono cresciute, lo testimoniano diversi dati. Poc'anzi, il Comune di Roma ha mostrato come le disuguaglianze stanno anche in una città importante, dentro la città, la capitale, con una grandissima città dal punto di vista proprio di estensione territoriale, e che ha tanti buchi e tante difficoltà proprio di far parlare i pezzi della città. Ma se allarghiamo lo sguardo da Roma all'Italia, le disuguaglianze territoriali sono tante. Negli ultimi anni si è investito di più nelle aree metropolitane, si è investito di meno nelle aree provinciali, e c'è una sofferenza dei territori più lontani dallo sviluppo del paese a gestire al meglio la transizione digitale, a fare in modo che i soggetti che magari si stanno trasferendo in quelle aree perché con il lockdown hanno preferito spostarsi in piccoli comuni abbiano la possibilità di lavorare a distanza, di essere inclusi nel processo di trasformazione del paese. Le province in questi anni hanno subito dei processi di destrutturazione, di svuotamento, il progetto di abolizione non andava avanti, però si sono trasformate. Si sono trasformate perché, essendo enti di secondo grado amministrati dai sindaci e consiglieri comunali del territorio, sono diventate un po' delle case dei comuni, cioè degli enti che non fanno solo investimenti per le funzioni che loro competono, ma si pongono a supporto dei comuni del loro territorio, cioè soprattutto di quelli più piccoli, di quelli che hanno più difficoltà a essere dentro il processo di innovazione. E lo fanno a partire dalle loro funzioni, raccolta, elaborazione dati, assistenza tecnica amministrativa agli enti locali e ai comuni del territorio, promozione delle pari opportunità. Sono funzioni che la legge 56 del 14 assegna alle province, sulle quali noi abbiamo costruito l'idea di casa dei comuni e abbiamo messo in piedi dei progetti, anche grazie all'aiuto del Dipartimento Funzione Pubblica nel Forum Governance 2014-2020, che vanno proprio nella direzione dello sviluppo dei servizi a favore dei comuni. Non vi faccio slide, ma vi dico che potete trovare queste informazioni nel sito www.provinciecomuni.eu. E abbiamo partecipato all'attività del Dipartimento della Trasformazione Digitale, Repubblica Digitale, con nostri progetti Prodigi, col progetto Prodigi, proprio che valorizza l'attività dei centri di competenza per l'innovazione che alcune province hanno attivato proprio per favorire i processi di digitalizzazione nei comuni, perché si sa bene che da soli non si riesce a gestire bene i processi, c'è bisogno di un presidio informato, competente, per fare in modo che in modo intelligente si accompagnino i processi di innovazione che non sono un'ora X, sono processi che vanno seguiti nel tempo e vanno presidiati. Quindi, con tutte le attività, le stazioni uniche appaltanti, i centri di competenza, i rapporti con le scuole, in questi anni difficili noi siamo stati a supporto
del territorio. E diciamo che la legislazione più recente, anche il decreto 80 che è stato varato per accompagnare l'attuazione del PNRR, riconosce questo ruolo alle province. C'è stata un'evoluzione da questo punto di vista. Se avete visto l'articolo che riguarda il PIAO, i piani di organizzazione, di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, proprio in quell'articolo è previsto che le province, a partire dalle loro competenze, svolgano un ruolo di monitoraggio sui piani, sui PIAO, che sono il nuovo piano di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, dentro il quale c'è anche il piano di digitalizzazione. Quindi questi processi andranno monitorati nel tempo, è un compito specifico delle province andare in questa direzione. Nell'ipotesi di riforma del TUEL che di cui si sta discutendo ora, c'è un'iniziativa del Ministero dell'Interno, una delle cose che abbiamo detto è superare il divario di competenze tra province e città metropolitane proprio nella gestione dei servizi digitali, perché non è possibile che una città metropolitana abbia il presidio di queste tematiche e province importanti non riescano a fare la stessa cosa nel loro territorio. Cioè tutti i territori devono essere messi in condizione di gestire in modo organizzato queste attività, e questa è la nostra richiesta. Questi ritardi noi li abbiamo notati in questi anni. Nel PNR, per esempio, gli investimenti che sono previsti fondamentalmente a favore di comuni, a favore di città metropolitane, a favore di regioni. Non ci sono misure specifiche per le province, e di questo si soffre, no? Perché poi per fare investimenti mirati c'è bisogno di risorse che aiutino le politiche pubbliche di intervento a livello territoriale. Quindi io credo che sulla base di quello che vi ho detto sarebbe importante che il Dipartimento Funzione Pubblica, il Ministero per l'Innovazione facciano da registi da questo punto di vista e pongano nei prossimi interventi un'attenzione agli enti intermedi, ai comuni e alle regioni, proprio per favorire questi processi di collaborazione a livello locale, perché non c'è rete evoluta che si possa costruire bene senza creare dei nodi della rete a livello territoriale. Non si può pensare che si facciano attività, si fanno attività che nei confronti di 8.000 comuni a raggiera. C'è bisogno di costruire una rete articolata di istituzioni che lavorano sull'innovazione, e credo che un uso intelligente anche dei fondi di coesione da parte delle regioni in modo complementare ai piani del PNRR possa andare in questa direzione. L'idea è che tutti dobbiamo fare la nostra parte, quindi noi possiamo promuovere, per quello che è di nostra competenza, diciamo, un'azione di accompagnamento per favorire l'inclusione digitale nella direzione indicata in questa bella iniziativa. Grazie mille, dottor Panombelli, assolutamente concorde. Sono tante le iniziative da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica proprio nell'ottica di creare un ecosistema di attori pubblico-privato che possa in qualche modo incrementare il cosiddetto concetto di capacità amministrativa, che poi è la capacità a poter amministrare correttamente, in maniera efficace, efficiente, insomma nel miglior modo il servizio pubblico. E chi meglio delle istituzioni più vicine agli utenti per assolvere questo ruolo? Benissimo, andiamo avanti per il prossimo intervento con la dottoressa Maria Eva Favorino, Pia Social. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, grazie Elisa. Io vi sto ascoltando con profondo interesse, ma sto anche leggendo gli interventi in chat, perché abbiamo dei colleghi con noi oggi che sono di assoluto valore. Riprendo la domanda, i punti che avevi posto proprio tu, Elisa, all'inizio di questa tavola rotonda, no? Quindi le azioni concrete e i problemi da risolvere, se posso sintetizzare quello che ci avevi invitato a fare tutti insieme in questa tavola rotonda. Io oggi sono qui in rappresentanza di Pia Social, che è l'Associazione per la Comunicazione Pubblica Nazionale per la Comunicazione Digitale. Tra i nostri associati abbiamo persone che lavorano tutti i giorni in trincea, ma abbiamo anche enti locali, abbiamo anche realtà territoriali di altro tipo, parchi e quant'altro.
Perché ho voluto fare questa premessa? Perché mi sembra di capire da tutti gli interventi che mi hanno preceduta, ma anche dagli interventi che vedo in chat, come dicevo, che uno dei problemi da affrontare e quindi di fatto l'azione concreta su cui fondare una strategia, approfittando, se così posso dire, del piano di azione nazionale sul governo aperto, che è centratissimo, no, rispetto al grosso tema che stiamo affrontando oggi, è proprio, dicevo, il focus è proprio quello di andare nella direzione di capire quali devono essere poi gli attori a regime che devono rendere sostenibile un'azione per una innovazione digitale inclusiva nel nostro paese. E quindi ecco la centralità nel nostro sistema della figura del responsabile per la transizione digitale, che ahimè molto spesso è estremamente tecnico e non ha quelle competenze di facilitazione e di messa in rete degli stakeholder, dei portatori di interesse, di tutte le persone che magari hanno delle competenze, no? I dati che ci dava Nello Iacono all'inizio sono quello che manca, ma che cosa sappiamo di quello che c'è sui nostri territori? Quindi il governo aperto è questo, no? Poi partiamo dal grande ombrello sotto il quale oggi siamo riuniti. Il governo aperto è trasparenza, partecipazione, accountability, collaborazione, gli strumenti ci sono, il digitale è uno strumento abilitante, delle competenze. Quindi, primo, il responsabile della transizione digitale, non abbandoniamolo, salva anche tu il responsabile della transizione digitale, no? Dorotea Asturiale in chat diceva: io sono un responsabile della transizione digitale, ho già coinvolto tutti i miei colleghi. Perfetto. Perfetto, perché l'operazione di innovazione digitale inclusiva poi nel concreto, in trincea, cioè nei luoghi dove il cittadino sperimenta il proprio rapporto col sistema pubblico, è proprio lì che si realizza. E quindi il responsabile di transizione digitale, anche se non ha una formazione ad hoc, poi vorrei parlare anche brevemente di formazione, ma che capisce che mettendo in rete le persone che si occupano dei diversi servizi pubblici possono essere coinvolte in una rete interna che ragiona sul digital first, che ragiona su come utilizzare i linguaggi. Non parliamo mai abbastanza della lingua italiana. Cioè la lingua italiana, io mi ricordo, ho cominciato 22 anni fa a fare comunicazione pubblica, io sono un comunicatore pubblico giornalista, per cui sono quello che di più lontano c'è da un tecnico informatico. Allora si parlava di semplificazione, bisogna semplificare, non bisogna usare i termini burocratici, e va bene, anche se su questo continuo ad avere delle riserve, perché più che semplificare dobbiamo spiegarli quei termini, perché anche quello è abilitare i cittadini, perché se noi non glieli utilizziamo quei termini e poi lui li trova in qualche altra comunicazione, ahimè, abbiamo lasciato il cittadino al suo destino. Ma detto questo, chiudo la parentesi, oggi fare comunicazione pubblica e fare innovazione digitale inclusiva in tutti gli enti pubblici, a qualunque livello, anche nelle province, anche dal nazionale a tutta la filiera, significa iniziare a ragionare, come ci siamo sempre detti, su pensare prima servizi in digitale, pensare che quando li vuoi rendere digitale forse è l'occasione di semplificarli, forse è l'occasione di rendere veramente vivo il codice dell'amministrazione digitale e mettere in grado i cittadini di interagire correttamente con gli strumenti digitali che tu devi insegnargli a utilizzare, perché scusate, ma che noi abbiamo 30 milioni di SPID è un fattore di soddisfazione enorme, ma anche di preoccupazione, anche ci deve preoccupare questa cosa come sistema paese, cioè è veramente il momento di accelerare sull'accompagnamento e sulle competenze, ok? Questo ce lo siamo già detti, è il nostro mantra. Tutte le persone che sono collegate con noi oggi lo stanno dicendo, azioni concrete. Anzitutto vi invito, il 7 giugno noi faremo una giornata in 19 città italiane
si chiama Pia Social Day, non è il primo giorno, è la prima volta che lo facciamo, e quest'anno molte città hanno proprio il digitale come inclusione, come anche inclusione di genere, di linguaggio, come loro tema centrale. In particolar modo io sarò a Brescia per il Pia Social Day della Lombardia, che ha un panel dedicato ai comuni, perché io ritengo, noi riteniamo come associazione, che i comuni siano il luogo dove veramente scommettere il tutto e per tutto, dove veramente la partecipazione si può fare e dove, creando delle competenze per gli operatori, e io prima ho condiviso in chat il percorso di competenze digitali a cui anch'io parteciperò, perché non si finisce mai di imparare, soprattutto per una come me, che l'ho detto prima, ok, mi mancano le competenze approfondite che invece sono a questo punto necessarie. Quindi non so se ho risposto, sono stata sul tema, perché poi mi si aprono tante su questa tematica, tante parentesi che forse sono importanti, forse no, però ecco, ricordiamoci in che contesto siamo. E però ecco, le azioni concrete e i problemi, tutto passa attraverso la formazione e la selezione del personale, tutto passa, secondo il mio modesto parere, anche dalla potenziare la figura del responsabile della transizione digitale, che deve diventare un ruolo realmente di facilitazione interna, deve avere delle competenze in più che oggi mi pare e ci pare purtroppo non avere, e quindi lo metto lì come riflessione, ma che magari riprenderemo nei nostri futuri incontri di tavolo, e che però oggi mi è venuta proprio forte questa riflessione. Grazie mille, dottoressa Favino, veramente interessante il punto di vista di una comunicatrice su questo tema, assolutamente d'accordo su tutta la linea, assolutamente d'accordo sul grande, diciamo, ruolo che ha il responsabile della trasformazione digitale nell'essere proprio un agente del cambiamento rispetto a questo tema. E passo la parola all'ultimo relatore, che è il dottor Eugenio Iorio. Benvenuto. Dell'Associazione grazie. Comunicazione Pubblica e Istituzionale. Buongiorno a voi, grazie per l'invito, ringrazio Flavia e Maello, ringrazio tutti voi. Volevo, diciamo, un attimo porre l'ottica da un diverso punto, soprattutto nel quadro più generale delle competenze digitali, soprattutto rispetto alla capacità di utilizzare contenuti e le applicazioni digitali con spirito critico da parte della cittadinanza, anche la capacità di produrre contenuti digitali. Noi sappiamo che la dimensione democratica del discorso pubblico nell'ordinamento italiano si compone di due aspetti differenti, ma complementari: la libertà di esprimere e propagandare le più differenti ideologie e quelle di diffondere e ricevere notizie. È altruismo, ovviamente, affermare che il discorso politico, sociale ed economico si svolge prevalentemente attraverso gli ambienti mediologici digitali. Noi come associazione sono anni che poniamo l'attenzione sulla trasformazione dell'infosfera e soprattutto nel rapporto della società, come trasforma anche cognitivamente, percettivamente e anche da un punto di vista mnesico, ovviamente quella che è poi la riflessione, il discorso sul reale. Perché ci interessiamo a questo? Perché ovviamente anche col Covid-19, anche purtroppo con quello che succede in Ucraina, abbiamo visto che fondamentalmente la disintermediazione che il digitale ha portato, ha generato ovviamente delle caratterizzazioni dell'infosfera, dove la disinformazione e le fake news, ma anche da un punto di vista di utilizzo dei bias cognitivi, come citava ovviamente Flavio all'inizio, generano quello che poi in realtà in termini di sicurezza oggi viene anche analizzato come fenomeno di hacking cognitivo sulla collettività. È chiaro che se nello spazio pubblico antecedente alla formazione dell'infosfera esisteva una dimensione gerarchica delle fonti che erano deputate all'elaborazione dell'informazione e della conoscenza, alla loro distribuzione e mediazione, ovviamente oggi noi sappiamo che purtroppo questo non c'è. Quindi io richiamo su questo non solo il bisogno ovviamente di una formazione adeguata, noi ancora abbiamo
il problema è che la media education non rientra come competenza, diciamo così, all'interno del percorso che dovrebbe partire dalle scuole elementari e accompagnare fino all'università su diversi livelli. Questo penso che sia, dovrebbe essere un impegno di tutti affinché venga riconosciuto come, come dire, diritto alla formazione, soprattutto rispetto a un'ottica che è quella della, che noi stiamo utilizzando nella transizione digitale, ossia quella del digital mobile first, quindi non possiamo ovviamente prescindere da questo, ma soprattutto rispetto al ruolo che la pubblica amministrazione deve svolgere, soprattutto su un concetto, quello dell'informazione certificata. Noi abbiamo subito infodemia all'interno del Covid-19, dove ovviamente abbiamo trovato, come dire, non abbiamo applicato nemmeno i protocolli di crisi ed emergenza dell'OMS in comunicazione di crisi. Questo vi ricordo semplicemente che i protocolli prevedono un concetto, creare fiducia. Cioè il termine fiducia nel digitale, come già stato detto, è un tema centrale. Noi non possiamo non affrontare la sfida contro la disinformazione e soprattutto, come dire, contro le fake news, se non capiamo che la pubblica amministrazione diventa attore centrale per l'informazione certificata. Che cos'è l'informazione certificata? Che solo la pubblica amministrazione può produrre. E quindi qui si aprirebbe anche il fatto di dover contemplare in maniera strategica, diciamo, tutte anche le nuove applicazioni e soprattutto le nuove tecnologie come la blockchain, ad esempio, che può essere da questo punto di vista molto utile. Io vi ricordo che l'informazione prodotta dalla pubblica amministrazione deve essere accessibile, utilizzabile, credibile, affidabile, pertinente e rintracciabile. Queste particolarità in realtà pongono la pubblica amministrazione a creare informazione certificata in termini di continual communication, social empowerment, dove e quando servono, e attivando una comunicazione bidirezionale con la cittadinanza, con gli stakeholder, quindi con i cittadini, nel totale rispetto delle normative della prassi. Questo tema, che è un tema fondamentale, in realtà ci permette di poter affrontare la sfida al cambiamento e alla transizione digitale, soprattutto rispetto al tema di quello che è la visione con cui noi dobbiamo guidare la società verso il progresso e verso ovviamente gli obiettivi che i nostri piani si propongono. Sono obiettivi ambiziosi, ma senza ovviamente, come dire, dare degli strumenti di formazione che aiutano la consapevolezza dei cittadini rispetto a questo piano, diventa molto difficile la sfida che ci poniamo. Da questo punto di vista noi come associazione ovviamente riteniamo importante lavorare anche una riconcettualizzazione, appunto. Noi abbiamo capito che il problema dell'informazione non è solo un problema di tipo giornalistico, è un problema di produzione che rientra nella produzione dei contenuti digitali. E quindi anche rispetto alla tracciabilità e l'accessibilità degli stessi, l'abbiamo visto durante il Covid-19, noi dobbiamo correre. Questo è il nostro, come dire, il nostro apporto in questo momento. La società non può essere tenuta fuori dalle dimensioni applicative ovviamente del piano, ma deve essere accompagnata. Troppo è ovviamente il divario spesso che si viene a generare, noi dobbiamo colmarlo, ma dobbiamo anche essere lungimiranti, che le visioni dei nostri legislatori siano coerenti, lineari e sequenziali, e che non invece, come dire, possano costituire dei salti che spesso purtroppo ci ritroviamo a vivere, che vanno tutto a svantaggio della cittadinanza. Grazie. Grazie mille, dottor Iorio. Grazie per aver sottolineato che per una reale innovazione digitale inclusiva è importante l'attitudine e la conoscenza rispetto alla certezza delle fonti, rispetto alla correttezza delle informazioni veicolate e rispetto ai piani di formazione che dovranno sottolineare anche questa materia come fondamentale. Io ho concluso gli interventi da introdurre, vorrei chiamare il dottor Nello Iacono, che chiuderà, farà delle riflessioni conclusive, chiuderà questo webinar, quindi vi saluto e vi ringrazio a tutti, relatori e ascoltatori. Grazie a tutti, come vedo che siamo alle 13.02, faccio soltanto delle battute conclusive sui temi che sono stati affrontati, sulla tavola rotonda molto interessante, anche diciamo la discussione sulla chat è stata davvero molto, molto viva e interessante. Su questo
Da quello che insomma, si è discusso in chat, vedo due parole chiave che vorrei distillare. Uno è l'importanza della diffusione dell'informazione su quello che si fa, della diffusione dei progetti per poter aderire, e dall'altra parte l'impegno costante, un impegno costante che deve permettere di recuperare, diciamo, la situazione attuale per poter effettivamente ribaltarla, per poter progredire. Da questo punto di vista, penso sia da mettere in particolare enfasi non soltanto, appunto, il fatto che le iniziative da più parti, da più soggetti, iniziano ad essere sempre più consolidate, concrete e con dei risultati, ma sempre di più l'approccio che viene portato avanti è quello, appunto, della collaborazione, della condivisione, della coprogettazione in diversi casi, e quindi della partecipazione. E su questo la strategia per le competenze digitali e il suo piano di attuazione insieme a tutti i progetti che fanno parte della coalizione nazionale, diciamo, danno, secondo me, il quadro verso cui dobbiamo continuare a lavorare, e per arricchirlo e per permetterci di raggiungere tutti insieme i risultati che vogliamo raggiungere, mettendo ciascuno, ovviamente, proprie competenze, proprie energie, ma rifuggendo assolutamente il rischio della frammentazione, che è molto parente del lavorare in silos nelle organizzazioni. E diciamo che se c'è una degli ostacoli che sicuramente, anche dal punto di vista culturale, oltre che pratico, dobbiamo certamente superare e abbattere, è proprio quella della frammentazione del lavorare per orti. E quindi la partecipazione, la condivisione, la progettazione condivisa è uno dei punti irrinunciabili. Su questo abbiamo fondato la strategia, su questo si fonda Repubblica Digitale. L'altro punto che credo sia importante è che un'acquisizione è un primo risultato che abbiamo acquisito da poco, che è quello che il raggiungimento della consapevolezza digitale da parte di tutta la popolazione a diversi livelli, ovviamente anche che possono impattare anche sul mercato del lavoro, non soltanto, anche se è già tanto, sul fronte della partecipazione democratica e la partecipazione ai servizi della cittadinanza, è quello che questo è un impegno pubblico. Questo è qualcosa che non può essere pensata come come un risultato, come un raggiungimento di obiettivi che viene automaticamente via via che si digitalizza, via via che si porta sempre di più la società ad affrontare i vari problemi del quotidiano, gli adempimenti verso la pubblica amministrazione e verso i privati sull'online. Non è qualcosa che viene automaticamente, è qualcosa che richiede impegno pubblico. E da questo punto di vista, ricollegandomi anche all'enfasi data al responsabile della transizione digitale, se il responsabile per la transizione digitale rappresenta il punto di riferimento della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, e questo deve essere un impegno anche suo, quindi, diciamo, nell'area delle azioni, delle attività di un RTD deve starci dentro anche la preoccupazione sull'aumento della consapevolezza digitale della sua cittadinanza. In molti ovviamente si stanno già comportando in questo modo, però credo che questo possa essere un passo, diciamo, anche santificato e formalizzato, perché possa essere
omogeneamente anche ma, diciamo così, acquisito e portato avanti. Perché è questo il punto, il fatto che noi abbiamo un'Italia dove appunto il 46% soltanto di popolazione ha sufficienti competenze digitali di base, con delle carenze su tutte le fasce di età e anche a diversi livelli di istruzione, non è che il frutto di una disattenzione che c'è stata negli anni passati generale sul tema, proprio perché probabilmente si pensava all'automatismo e per cui la competenza sarebbe venuta col digitale, il che non è. E penso sia questo un po' il riassunto, la sintesi di quella, un po' delle discussioni e delle anche argomentazioni che ho visto anche in chat. E per cui questo è ancora a maggior ragione un impegno che ci prendiamo nel piano operativo per l'Open Government, e ovviamente come diciamo iniziativa strategica nazionale per Repubblica Digitale. Grazie a tutti. Grazie mille, io direi che grazie anche per la pazienza, siete stati in tantissimi, grazie per i bellissimi interventi, ci riaggiorniamo a breve, ma comunque sia le slide che la registrazione verrà pubblicata sul sito OpenGov, quindi chi anche avesse perso dei pezzi o chi i vostri amici volesse rivederlo, lo trova lì. Grazie davvero di questa partecipazione così calorosa, grazie davvero. Grazie, buona giornata grazie. A tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie. Buona giornata.